Ben ritrovati, sicuramente le prenotazioni già arrivate nelle località turistiche della Campania ci fanno capire che siamo di fronte ad una estate di ripartenza, ci lasciamo alle spalle sicuramente 2 anni difficili, c'è voglia di normalità. Oggi fare i puntati su Sorrento, Massimo Coppola è il sindaco della città, è collegato con noi via Skype, ben ritrovato sindaco e grazie per la sua disponibilità. Salve direttore, buongiorno. Allora, intanto partirei dall'attualità. Sorrento ha ospitato la prima edizione del Forum Verso Sud con Draghi e Mattarella. Per voi che cosa ha significato? Sicuramente è stato un onore per la comunità di Sorrento ospitare questo evento. Un grandissimo onore. Si pensi solo che un Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni non era mai stato ospite nella nostra città. In una sola giornata abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio Draghi, il Presidente della Camera e ben 10 ministri. Questo la dice lunga sulla centralità che siamo riusciti a ritagliarci grazie al lavoro di questi 18 mesi, così come è avvenuto nell'ottobre scorso quando abbiamo ospitato il Vertice G20 sul commercio internazionale. Così come avverrà a fine giugno quando saremo sede del primo summit mondiale sul turismo giovanile organizzato dalle Nazioni Unite. Per noi è un momento importante, un momento di ripartenza. Abbiamo deciso di puntare sui grandi eventi istituzionali. La città si è rivelata all'altezza di ospitare eventi del genere, quindi siamo fiduciosi che in futuro si possano creare le condizioni per nuovi grandi appuntamenti. Ecco, proprio alla luce di questo evento a Sorrento si è ipotizzata la realizzazione di un centro di alta formazione per il turismo. Cosa può rappresentare per la vostra realtà, che è una delle perle del turismo in Campania? Sì, ne ho parlato con il ministro Garavaglia, con il quale ci siamo dati un appuntamento di massima nelle prossime settimane per approfondire la tematica. Per noi sarebbe importante perché il nostro territorio vive di turismo in modo pressoché esclusivo. Abbiamo una cultura dell'accoglienza, dell'ospitalità unica al mondo. Siamo famosi a livello globale, conosciuti proprio per questo e per noi quindi significherebbe avere l'opportunità di dare ulteriore qualità ai servizi, di fare formazione, di investire sulla formazione, sui giovani e sul futuro. Per noi è importante programmare, è importante guardare da qui agli anni a venire dove saremo chiamati a guadagnarci la riconferma di quello che abbiamo conquistato in questi mesi. Arrivare ai vertici non è semplice, rimanerci lo è ancora di più perché bisogna fidelizzare la clientela. In questo le nostre strutture, i nostri operatori turistici sono sempre stati ai massimi livelli. Per rimanerci bisogna fare formazione, bisogna investire in qualità, in servizi migliori per migliorare l'offerta e per stare sempre più al passo con i tempi e con la concorrenza che si va facendo sempre più agguerrita. Certo, ci lasciamo, come dicevo, in apertura alle spalle 2 anni difficili per l'emergenza Covid. Qual è il suo messaggio agli albergatori? Perché chiaramente c'è ancora da tenere presente la questione sicurezza, però c'è voglia di normalità. Insomma, qual è il suo invito per la prossima stagione? Le nostre strutture hanno già dimostrato di saper interpretare bene il momento difficile, anche nel periodo critico del Covid sono riuscite, grazie a dei protocolli molto serrati, ad assicurare la sicurezza sanitaria, quindi non ho nulla da suggerire perché stiamo parlando con persone che sanno fare bene il loro lavoro. Le nostre strutture sono pronte, quello che posso dire loro è di avere fiducia, piena fiducia in quello che saranno i prossimi mesi. Sono mesi in cui la città tornerà a livello numerico a quello che è l'epoca pre-Covid, quindi bisogna essere fiduciosi e lavorare con serenità. Questo è l'unico messaggio che possiamo dare, un messaggio di non di speranza ma di fiducia, perché siamo certi, numeri alla mano,
che sarà una grandissima stagione estiva. Siamo già proiettati verso l'autunno e l'obiettivo di proseguire verso, nel cammino della destagionalizzazione. L'anno scorso abbiamo segnato dei buoni risultati da questo punto di vista, poi frustrati dalla recrudescenza della pandemia. Quest'anno siamo fiduciosi di fare oltre una grande estate anche un grande autunno che possa proiettarci poi in un unicum temporale alle festività natalizie. Quindi c'è ottimismo, c'è fiducia. Vi ripeto, numeri alla mano, siamo ai livelli pre-Covid, quindi c'è molta soddisfazione per il lavoro che hanno fatto soprattutto gli operatori del settore. Ecco, volevo dire, Sindaco, che Sorrento vive chiaramente di turismo, soprattutto di stranieri, di turisti stranieri. E secondo lei i riflessi della guerra come si faranno sentire? Mancheranno ovviamente i turisti russi, insomma, questo come potrebbe condizionare la prossima stagione estiva, secondo lei? Ah, sicuramente condiziona e un occhio all'evoluzione del conflitto in Russia e Ucraina va tenuto obbligatoriamente. In che percentuale lo sapremo alla fine di questa stagione turistica. Sicuramente condiziona e sicuramente mette dei punti interrogativi laddove ci sono tante certezze. Ci sarebbero state certezze totali, toglie qualche certezza senz'altro, ma siamo fiduciosi di riuscire a contenere i danni dal punto di vista dei numeri e comunque di fare un ottimo periodo estivo. C'è preoccupazione perché è un conflitto che ci riguarda da vicino, ma dal punto di vista turistico non dovrebbe portare grandissimo nocumento al nostro territorio. Cioè siamo nell'ordine dei 5-10% massimo. Senza questo conflitto sicuramente avremmo raggiunto i numeri del 2019, considerando il conflitto. Probabilmente li sfioreremo, ci andremo vicino, arriveremo a un 85-90% di quei numeri, senza raggiungerli, però, sono altre le preoccupazioni che desta il conflitto, non certo quelle delle ricadute turistiche. Assolutamente. Intanto, Sindaco, sul fronte dell'accoglienza in cosa bisogna migliorare? Si discute spesso di servizi, di trasporti, come tutte le costiere, anche Sorrento deve fare i conti con la questione della viabilità. Bisogna incentivare maggiormente le vie del mare, secondo lei? Insomma, come si deve intervenire? Assolutamente, il potenziamento delle vie del mare sarebbe il primo provvedimento da adottare e per questo già c'è da mesi un'interlocuzione fitta con la Regione. Siamo convinti che il potenziamento delle vie del mare, sia in alta stagione, sia nel periodo invernale, dove c'è comunque da soddisfare una domanda di pendolari e turisti di quel periodo lì, sì, è fondamentale. Altrimenti non si risolve il problema perché, considerando lo stato in cui versa la circumvesuviana, non ci sono altre alternative. Il miglioramento della mobilità passa attraverso queste due problematiche, le vie del mare e la circumvesuviana. Per il resto il trasporto su gomma è condizionato necessariamente dalla struttura del nostro territorio, che è una penisola e ha dei limiti. Ha dei limiti che però sono delle ricchezze, delle peculiarità, quindi non vanno violentate. I problemi di mobilità si affrontano e si risolvono su questi due campi che ho citato prima. Chiaramente il marchio di Sorrento non ha bisogno di eccessive promozioni sul fronte turistico, ma lei ritiene che, ad esempio, Procida, capitale della cultura, può essere anche per voi una opportunità per rilanciare il settore? Ma noi già abbiamo lavorato lo scorso anno ad una campagna di promozione del brand molto, molto forte. Lo faremo anche nei prossimi mesi, soprattutto in prospettiva della destagionalizzazione, che è il grande obiettivo che noi ci siamo prefissati attraverso il potenziamento del turismo culturale, del turismo escursionistico, del turismo enogastronomico. Questi sono i tre settori
dei settori che noi dobbiamo potenziare per destagionalizzare e investiremo ancora in promozione. Procida è una grande opportunità, un'opportunità per Procida innanzitutto e per l'intero Golfo di Napoli, per l'intera Campania. Dal successo di Procida passa una parte del successo della nostra regione a livello di promozione del territorio in questi anni. Siamo sempre stati convinti che della candidatura di Procida, l'abbiamo sostenuta, siamo i primi supporters di questo anno straordinario che potrebbe proiettare Procida agli onori delle cronache internazionali per le sue bellezze. Abbiamo delle bellezze nel Golfo di Napoli uniche, irreplicabili. Siamo al centro come sorrento del Golfo più bello del mondo, rivendichiamo e sentiamo questa responsabilità, quindi sicuramente ci sentiamo legati a Procida. Insomma, abbiamo davanti davvero una stagione straordinaria per quanto riguarda la prossima estate. Lei ha accennato in apertura per chiudere questa nostra intervista che a fine giugno ci sarà il Forum Internazionale del Turismo dei Giovani. Insomma, Sorrento si conferma in qualche modo punto di riferimento per il settore del turismo. Insomma, come guardate avanti al futuro, Sindaco? Guardiamo con serenità e con ottimismo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. 18 mesi fa, se avessero detto a qualcuno che questa città, questa amministrazione sarebbe stata capace in pochi mesi di intercettare ed ospitare a questi livelli un G20 sul commercio estero, un summit di Ambrosetti con la presenza del capo dello Stato e del capo del governo. Un summit mondiale sul turismo giovanile, la Tre Gulfi Sailing Week, non ce la dimentichiamo perché il nostro porto ospita 28 maxi yacht nel momento in cui vi sto parlando, lo ospiterà per tutta la settimana, perché insieme alla città di Napoli, agli altri comuni della penisola sorrentina, ospitiamo questa prestigiosa manifestazione velica, probabilmente tra le più importanti a livello mondiale. Quindi abbiamo fatto cose straordinarie, cose impronosticabili. Dobbiamo continuare su questo standard, mantenere questo standard qualitativo non è semplice e qua passa il nostro impegno, un impegno che ci vede impegnati in prima linea sin da ora per programmare per l'anno prossimo. Insomma, ci sono tutti i segnali di una effettiva ripartenza sul fronte del turismo in Campania. Grazie a Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, naturalmente grazie per questa intervista e buon lavoro. Grazie a lei, direttore, buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie. Dunque, abbiamo concluso questa nostra rubrica per oggi. Grazie in regia a Michele Urciolo e grazie naturalmente a voi che ci avete seguito. Arrivederci.